Buonasera amici di Calcio a 5 Live, benvenuti al Palagens. Oggi si sfidano Sporting Juvenia contro Club Roma Futsal, due squadre con un rendimento speculare, una vittoria per parte con Foligno per entrambe e quattro sconfitte. Il primo arbitro Amicucci di Avezzano fischia e dà inizio alle ostilità. Osso a cavalli, Corsini alla meglio su Ricciarini, Martini l'intervento da parte di capitano Andrea Ricciarini, così palla che finisce nella terra di nessuno, fuori su Castaldi. Ricciarini, il capitano dentro la botta, sul secondo c'era Castaldi. Cimura, ancora situazione di 5 contro 4 per gli ospiti, il pallone dentro, segnato anche nell'ultimo turno di campionato da punizione. Parte Curro, pallone dentro, è Castelli che deposita in rete il gol dello Juvenia. Passaggio dentro perfetto da parte di Curro, Castelli si fa trovare pronto e porta in vantaggio lo Sporting Juvenia. Telli ora è l'uomo più avanzato dei suoi, servito bene da Basile, prova il tunnel, ancora Castelli, Nocimura, Issa, la botta, il palo. Juvenia che poteva sportivamente chiudere qua. Ricciarini, pallone gettato al centro, va a recuperare un pallone fatale per lo Juvenia. Corsini, pallone su Martini, cercato Mollier sul secondo palo, verso Curro, Martini si ferma, poi va alla conclusione Nocimura col ginocchio. Corsini, la botta, il miracolo del nipponico. Lo schema, pallone liftato su Curro e lascia rimbalzare, la botta, ancora Nocimura. Curro, pallone fuori su Corsini, ancora Nocimura, parte in progressione l'esterno a cercare Martini, palla persa da Rubei, ancora Nocimura. Cavalli dentro per Teresi, si gira, tenta la conclusione Basile, è partito Corsini, lo ha visto Basile, buono stop col tacco, ha provato a superare, ancora Nocimura, ancora l'intervento del portiere. Corsini, esce bene dalla marcatura, ancora Nocimura. A servire Pietrantozzi, prova a superare Nocimura, ancora il giapponese. Stelli gli passa avanti, gli permette il tiro e il gol di Issa, il 2-0 dello Sporting Juvenia. Non può far nulla Nocimura sul tiro del numero 11 e porta sul 2-0 la propria squadra. Roma Futsal di guadagnare un angolo, Ricciarini la botta, Zuzzi, gli serve un compagno, serve Boni che fa lo scavetto e porta a 3 le marcature dello Sporting Juvenia. Non può fare nulla Nocimura sul pallone liftato di Edoardo Boni, porta lo Juvenia sul 3-0. Pallone dentro a cercare Cavalli, interviene bene Basile, 3 contro 1 dello Juvenia. Pietrantozzi, troppo lungo questo pallone, cerca lato opposto Luzzi, può andare alla conclusione, sul secondo non c'è Boni. Luzzi prova ad uscire Mollier, l'errore però da parte di Mollier e Cavalli segna il gol del 3-1. Cavalli riduce le distanze per il Club Roma Futsal. Pallone lungo su Martini, circumnaviga Ricciarini, pallone su Mollier che trova il 4-1, si fa perdonare l'errore sul gol avversario, riesce a allungare di nuovo le distanze fra sé e il Club Roma Futsal. Sporting Juvenia 4, giallorossi 1. Secondi alla fine della prima frazione, Martini riesce a intoppare palla,
Pallone in porta, Nocimura cerca Cavalli, Rubei a supporto, perde palla Rubei, finisce qui la prima frazione di gioco. Juvenia 4, Club Roma Futsal 1. Si può ricominciare qui al Pala Gems. Lì Figuera, Ricciarini, pallone dentro su Cavalli, sta servito, Corsini fa movimento al centro, Issa può viaggiare il pallone calciato in porta, ancora Nocimura, forzare il blocco, poi cede a Ricciarini che passa ancora la palla a Cavalli d'esterno, 6 secondi, Castelli, intervento di Ricciarini che recupera il pallone, può servire Cavalli, il fallo su Ricciarini, non forzare il gioco, pallone servito su Pietrantozzi, il golasso incredibile di Pietrantozzi, sicuramente non voluto, acrobazia magnifica da parte del giovanissimo numero 9 che supera Nocimura con un pallonetto. Juvenia 5, Roma Futsal 1. Ancora su Scano, Cavalli, la botta dentro Basile, Scano, il passaggio su Cavalli, riesce a prendere questo pallone Pietrantozzi che poi esce bene, ancora lui, supera tre uomini, palla verso Moglie su Nocimura che salva ancora la porta, Luzzi di nuovo sul capitano, Luzzi, la botta Juvenia, Club Roma Futsal che deve resistere, Cavalli è efficace, Ricciarini rinviene su di lui, Gastaldi può andare alla conclusione, siamo passati in questa seconda frazione. Curro prova tutto da solo, supera anche Gastaldi, la conclusione Pietrantozzi, la sesta rete dello Sporting Juvenia, la firma ancora Pietrantozzi, la doppietta del classe 2000. Moglie cerca Castelli, pallone dentro da parte del numero 6, Castelli porta lo Juvenia più 6 in vantaggio, grande incursione di Castelli, il pallone a spiazzare totalmente il portiere giapponese, Corsini, Issa, pallone fuori su Martini, si accentra, la conclusione, spacca la porta Martini, supera con un prodigioso sinistro la porta difesa da Nocimura, grande conclusione di Martini, recupera Cavalli, tenta il tiro, pompa, tiene il pallone lì, la partita finisce qui 8-1 per lo Sporting Juvenia, il Club Roma Futsal costretto alla quinta sconfitta stagionale, lo Juvenia invece torna a sorridere e lo fa con un sonoro 8-1 ai danni della squadra di Remo Arnaudi. In compagnia del capitano Andrea Ricciarini. Andrea, cosa è andato storto oggi? Allora, sicuramente siamo una squadra nuova e ci stiamo organizzando. Abbiamo ottenuto 3 punti fondamentali alla prima e siamo in corsa per salvarci. Però ce la facciamo, a dicembre sicuramente avremo nuove forze, ci aiuterà qualcuno, ci verrà aiutare e speriamo di salvarci, insomma. Una chiave di lettura del vostro gioco, se mi permetti, sembra essere quella del portiere di movimento, no? Sì. Yuki è stato molto fuori dai pali, è quella una chiave del vostro gioco importante anche in futuro? A settembre abbiamo puntato molto su acquisti sul portiere, appunto, e è una chiave che ci servirà tanto. Cosa serve? Sfruttiamo tanto lui come portiere, è un gran giocatore anche con i piedi, oltre che in porta, e calcia bene e sa giocare col pallone, quindi sfrutteremo molto lui per giocare sotto. Allora in bocca al lupo Andrea Ricciarini e Club Roma Futsal. Grazie. Ciao Andrea. Compagnia di Karim Corsini. Karim, oggi lo Juvenia è tornato a vincere in campionato, che gara è stata? È stata una gara che abbiamo dominato. Alla fine abbiamo vinto senza troppi problemi, ma dopo varie sconfitte era quello che dovevamo fare. Sono 3 punti che sono serviti, che ci servono per la salvezza. Sono importantissimi e siamo riusciti ad ottenerli. Adesso si va avanti
e si guarda la prossima partita. Oggi è sembrato essere molto superiore lo Juvenia, secondo te c'è anche una componente mentale in questo successo? Sì, sicuramente, come già ho detto, erano diverse partite che non riuscivamo a trovare sia a livello tattico che a livello tecnico un buon gioco, e oggi diciamo che è un inizio e speriamo che va sempre meglio, Andrea. Grazie a Karim, in bocca al lupo. Sì.